Ciao a tutti! In questa breve guida intendo illustrare come alimentare correttamente uno o più LED impiegando una sorgente di alimentazione a tensione fissa. Prima di iniziare, lascio il link al video di un mio precedente progetto in cui è possibile notare l'applicazione di ciò che sto per spiegare, un faro stroboscopico a LED. Innanzitutto, la luminosità di un LED dipende dalla corrente I che lo attraversa e per avere un controllo totale andrebbe pilotato in corrente da un opportuno regolatore, ma nella maggioranza dei casi si alimenta a tensione costante prestando attenzione ad alcuni accorgimenti. A seconda del colore si trova una tabella che indica all'incirca la tensione nominale da applicare ai capi del LED per determinare la corrente nominale circolante, che per i classici LED si aggira sui 15 mA. Questi valori sono tuttavia indicativi, in quanto possono variare anche tra LED dello stesso colore a seconda della provenienza. Detto ciò, si può pensare di alimentare direttamente il singolo LED con una tensione regolata, cosa sconsigliatissima in quanto si avrebbe pochissimo controllo sulla corrente assorbita. Come si può notare dalla generica caratteristica di un LED che non è lineare, è sufficiente una piccolissima variazione della tensione applicata per far variare notevolmente la corrente assorbita, rischiando persino il sovraccarico. Per alimentare correttamente il LED, si deve porre in serie una resistenza di valore almeno pari a quello indicato dalla formula seguente. Ad esempio, se vogliamo alimentare un LED verde la cui tensione nominale è 2V, impiegando una tensione di 12V, dobbiamo porre in serie una resistenza pari ad almeno 666 Ohm, che approssimiamo al valore commerciale di 680 Ohm. La potenza complessiva assorbita è data dal prodotto tra tensione applicata e corrente assorbita, che vale approssimativamente 180 mW. È bene notare che se la tensione di alimentazione è diversi multipli di quella nominale del LED, possiamo pensare di alimentare più LED nella stessa serie, di numero massimo fino all'intero calcolato in difetto dal seguente rapporto. In tal caso, il valore della resistenza minimo è dato dalla seguente formula. Nel mio caso, avendo a disposizione 12V, possiamo porre in serie massimo 5 LED, perché serve un po' di tensione residua per porre la resistenza, e quindi questa deve assumere un valore minimo di 166 Ohm, che approssima al valore commerciale superiore di 180 Ohm. Riguardo alla potenza assorbita, è bene notare che è uguale a prima, con la differenza che parte di quella che dissipava prima la resistenza ora è assorbita dai LED aggiunti, determinando un maggiore rendimento. Ovviamente, se volessimo alimentare singolarmente i 5 LED di prima, nessuno se lo vieta. Risulta tuttavia inconveniente in quanto, oltre a dover impiegare più resistenze, la potenza richiesta è 5 volte la precedente. Come accennato prima, la tensione nominale del LED indicata dalla tabella è solo indicativa di quella associata a determinare la corrente nominale di 15 mA, e non è detto che sia corretta. Fortunatamente, è facile ricavare il valore nominale per il LED in questione. Per farlo, colleghiamolo tramite una generica resistenza, ad esempio 100 Ohm, ad un alimentatore a tensione regolabile, dove poniamo in serie un amperometro per misurare la corrente ed un voltmetro in parallelo al LED stesso. Aumentiamo la tensione fino ad incontrare la corrente di 15 mA e quindi annotiamo come valore nominale quello indicato dal voltmetro, che per il LED verde in questione risulta pari a 2,25 V. Con questo è tutto. Ciao a tutti e alla prossima!